Oggi sono troppo contenta di come mi sono truccata, un po' così sul verde, poi anche queste treccine mi piacciono un sacco, sembra che uno si sia impegnato chissà quanto a farle, invece sono semplicissime, sono anche un po' messy, ma è la cosa bella di queste trecce, poi vengono sempre disfatte dalle persone e non so, secondo me sono molto molto cute, cioè mi sento molto cute oggi. Comunque ho finito di leggere Gideon la Nona, ho già anche pubblicato la recensione. E vista come era partita, ovvero che facevo un po' fatica ad entrare nella storia, nel mood, devo dire che sono soddisfatta. È un libro che mi è piaciuto. Oggi poi sono arrivati dei regalini sia da Bao con questa nuova shopper che adoro, Zero Calcare che legge JoJo. Bellissimo. E poi magari altre cosine che vi faccio vedere. Questo è il secondo giorno che metto il maglione di lana, se no io fino ad ora andavo in giro con felpa. Maglia tipo da intimo e felpa e vabbè il giacchetto, ma il maglione di lana ancora non l'avevo messo e devo dire che cioè, si sta comodissimi, si è perennemente al caldo. Comunque non so voi, ma mi sono accorta che quando esco non mi viene naturale, non mi sembra giusto tirar fuori la fotocamera o il cellulare per filmare o fare foto eccetera, cioè non mi sembra così più, cioè non mi sembra spontaneo, non mi viene naturale. Non so come spiegarlo, ma per il momento che stiamo vivendo, anche se chiaramente adesso se esco ho sempre una giustissima causa, ho un motivo valido per uscire, cioè non esco così tanto per farmi un giro, per far compere, anche perché è tutto chiuso. Non so se capita magari anche a voi o se magari vi ritrovate a fare foto e video proprio perché magari vedete poca gente per strada o al contrario vedete tanta gente per strada, cioè io tipo su Twitter, quelle pochissime volte che vado, perché a volte mi mette ansia, vedo sempre foto di posti all'aperto o per far vedere che non c'è nessuno e quindi che tristezza, non c'è nessuno in giro, mai vista prima una piazza così, oppure foto in cui c'è tantissima gente, quindi no, questi assembramenti, perché la gente è tutta in giro, guardate l'altro giorno, che cosa fa tutta sta gente? Noto che c'è sempre meno empatia verso le altre persone, si punta sempre troppo il dito e come avevo scritto l'altro giorno su Instagram, solo perché è un periodo difficile e soprattutto un periodo di cacca. Non vuol dire e non autorizza le persone a comportarsi da cacche. È arrivato uno dei pacchi che stavo aspettando
Ebbene sì, mi sono permessa di fare shopping, ma voglio spiegare un attimo. Sistemando in questi giorni mi sono accorta che non è che avrei bisogno in realtà di nuovi panni per l'autunno-inverno, bene o male tutto, magari mi servirebbero un paio di stivali, però nulla di super urgente. Però mi sono accorta che due pantaloni di quelli comodi, tipo in felpa, che utilizzavo, che so, per attività, per stare in casa, per stare comoda, si sono talmente consumati negli anni, nei lavaggi, che praticamente si sono lasciati andare, quindi sembra sempre che giro un po' col pannolone. In più si è assottigliato il tessuto nella parte del sedere, non dico che è trasparente, ma quasi, quindi con quelli di sicuro non ci posso andare in giro. E un altro dei miei pantaloni, invece, sempre di tuta, che usavo anche comodamente per, che so, fare le commissioni, uscire, ha dei buchi. Sempre dietro, zona sedere, nelle cuciture, diciamo, delle tasche, che in realtà ho provato a rammendare, ma è proprio una zona critica, tende ad allentarsi. Quindi ho fatto shopping di pantaloni per casa. Ho preso due paia. In realtà non stavo cercando dei pantaloni solo per stare in casa, ma proprio dei pantaloni della tuta con cui poter uscire anche per fare delle commissioni, quindi per stare comoda in casa, ma eventualmente anche per uscire. Ho preso questi neri che sono in pile. Quindi super comodi e si spera anche caldi, molto molto semplici, neri con il polsino in fondo. E poi ho voluto provare questo colore qua che sembra molto rosa. Anche questi hanno il polsino in fondo e sono di un tessuto più leggero di quello che mi aspettassi. Speravo fosse proprio felpatino anche all'interno per tenere proprio caldo. Mi piaceva l'idea di prendere qualcosa di appunto nero scuro e qualcosa invece diciamo più colorato. Questi sono quelli neri che arrivano in realtà non proprio in fondo, ma un po' qua alla caviglia. Comodissimi, semplici. Questi sono proprio di pigiama addosso, sono belli morbidosi, comodi. Questi sono decisamente più lunghi. Mi aspettavo fossero così anche quelli neri. E sono gazzati dentro, quindi non sono molto caldi, però sono abbastanza comodi. Prima volta con la pentola a pressione, ho ansia. Speriamo non esploda. Sto provando a fare una sorta di zuppa simil goulash con le lenticchie e le verdure. Thank you.
Questa settimana ho letto due libri in prestito digitale fra delle ultime uscite di questa settimana. Il primo è il nuovo di Murakami, il primissimo memoir dell'autore, ovvero Abbandonare un gatto, ed è un libro in cui Murakami racconta un po' di suo padre e la storia, il passato di suo padre. È un libro illustrato, abbastanza breve, quindi molto molto veloce. Mi ha sorpreso perché mi è piaciuto molto, a parte che la storia comunque del padre di Murakami è secondo me molto interessante, ma poi Murakami sceglie di raccontare appunto della sua famiglia perché sostiene di essere una persona qualunque, proveniente da una famiglia qualunque, ecco, quindi è un libro che si basa su episodi magari banali, molto semplici di vita quotidiana, in cui io vedo comunque dello straordinario, e il libro si apre appunto con questo episodio in cui Murakami e il padre vanno ad abbandonare questa gatta che hanno perché ormai è adulta, non vogliono gattini, poi tornano a casa e si accorgono che la gatta li ha seguiti ed è tornata a casa con loro, quindi diciamo che sì, il titolo mi ha messo un po' di tristezza inizialmente, però una storia lieto fine, ecco. L'altro libro che ho letto, sempre giapponese, è Agenzia di Seicho Matsumoto, è un giallo. In questo caso c'è un uomo che si è appena sposato tramite un matrimonio insomma combinato e deve fare un viaggio di lavoro per formare un nuovo collega, ma poi non torna a casa, infatti poi la moglie è preoccupata, si reca nel posto in cui doveva andare suo marito e ne denuncia la scomparsa, ma veramente nessuno sa niente di quest'uomo, e quindi inizia un po' a indagare lei assieme al nuovo collega che avrebbe dovuto formare il marito insomma. Allora, ho letto di meglio di Matsumoto, per quello che è mio gusto. Non è stato malvagio come libro, però la prima metà l'ho trovata un po' lenta, un po' piatta, non succede niente di che, mentre l'ultima parte è decisamente più interessante anche a livello proprio di trama, di personaggi, un po' di storia del Giappone, perché si parla di un periodo particolare e soprattutto di quelle donne che accompagnavano gli americani subito dopo la guerra, quindi è interessante perché si scopre magari un lato in più del Giappone, della storia del Giappone, però per il resto diciamo che il caso è interessante verso la fine, la prima metà proprio piattissimo. Comunque, sono contenta di essere riuscita a leggere questi due libri, non pensavo di trovarli subito in prestito digitale proprio perché sono usciti proprio questa settimana, però sono contenta perché diversamente non li avrei potuti leggere a breve, non li avrei potuti comprare, quindi ottimo, mi sono tolta lo sfizio, poi Abbandonare un gatto mi è piaciuto molto, quindi sono molto contenta. Detto questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!